Dopo le primarie a New York, la corsa per la candidatura alle presidenziali americane si sposta in Indiana. Domani, nel voto tra i repubblicani, Donald Trump è avanti di 15 punti sul principale rivale, Ted Cruz. If we win Indiana, it's over, okay? Se vinciamo in Indiana è fatta, ok? Fatta, e ce la faremo. Non dovrei dirlo per evitare di farvi perdere l'incentivo di andare a votare, ma ce la faremo di sicuro e i miei rivali a quel punto si ritireranno e ci potremo concentrare su quella disonesta di Hillary. Nella campagna politica il nemico da battere è cambiato. Non sono più i rivali all'interno del proprio partito, ma il probabile diretto avversario dell'altro campo. È stato un grandissimo onore lavorare nell'amministrazione Obama, ha detto Clinton. Adesso l'America deve decidere chi gli succederà e il candidato dei repubblicani in testa alle primarie è colui che ha condotto l'infame movimento sul certificato di nascita per mettere in dubbio la cittadinanza del presidente. A Clinton e a Trump mancano pochi delegati per ottenere la nomination. Dopo l'Indiana, mancano ancora 10 stati per concludere le primarie. Nel frattempo, a Los Angeles si è tenuta una marcia contro Trump, che vorrebbe costruire un muro al confine tra Messico e California, dove si voterà il 7 giugno.